you <music> Bentrovati a questa nuova puntata degli speciali di medicina amica. Siamo tornati nello studio di Modena della Nano Diagnostics. Ringrazio il dottor Stefano Montanari per essere di nuovo qui con noi. Grazie. Oggi parliamo di futuro. E domani che cosa succederà? eh, Il domani è nel grembo di Giove, dicevano gli antichi. Non lo sappiamo, però il domani dipende da noi. Molto dipende da noi. A meno che non cada un meteorite sulla terra, quello che tanti aspettano, eh, dipende soltanto da noi. Noi abbiamo tante possibilità. Rifacciamoci un attimo al passato perché il futuro è solo l'estrapolazione del passato. Perché del passato noi possiamo sapere tutto, anche se molto del passato è stato cancellato. E conosciamo il presente, anche se molto del presente non viene portato. Alla luce, ma mettendo insieme quello che sapevamo, quello che sappiamo, possiamo estrapolare e, e arrivare al futuro. Noi esseri umani attualmente conosciamo tantissimo, sì, sì. si può accedere a un innumerevole. Eh, serie di notizie, di informazioni sia scientifiche che tecniche, la maniera in cui ci muoviamo, eh, telefoniamo, comunichiamo è davvero impressionante. Eh, questo come può aiutarci nel futuro? Ma guardi, eh, è un dato di fatto che noi in, questo, in questi ultimissimi periodi, in un anno, eh, riusciamo a, a raccogliere più dati, più informazioni, più conoscenze di quello che avevamo fatto nei due milioni di anni precedenti. Quindi oggi noi veramente siamo, siamo invasi dalle, dalle nozioni, siamo invasi dalle, dalle idee, siamo invasi dai dati, dai dati e eh, l'importante è saperli adoperare. È chiaro che oggi non è facile saper adoperare questi dati perché mentre molti anni fa la scienza e poteva essere racchiusa in un cervello, in pochissimi cervelli, oggi non è più possibile. Cioè oggi chi conosce eh, una disciplina scientifica, di quella disciplina non conosce altro che una piccola parte. Lei pensi semplicemente: pensi alla medicina, che, come abbiamo già ripetuto nelle puntate precedenti,. Scienza non è, ma è comunque un accumulo enorme di conoscenze, anche scientifiche, di cui poi la medicina si deve servire. Lei pensi, pensi di rivolgersi a un ortopedico per un problema oculistico. L'ortopedico non, non ci caverà i piedi, ma pensi soltanto a, a un, un, al cuore. Il cuore è un organo che è grande come un pugno, eppure è eh, oggetto di talmente tante attenzioni diverse per cui lei ha un cardiochirurgo, cioè qualcuno che interviene aprendo il cuore, operando il cuore, lavorando sul cuore, eh, lavorando manualmente su un cuore aperto, su un cuore esposto, che però non è particolarmente in grado di fare delle, delle diagnosi. Della, di ciò che di elettrico c'è nel cuore, di ciò che di meccanico c'è nel cuore, di ciò che di idraulico c'è nel cuore, così come chi, chi si occupa dell'idraulica del cuore non è molto addentro all'elettricità del cuore e così via. Quindi noi oggi sappiamo talmente tante cose che faticano a stare in un cervello solo e dobbiamo ridurre sempre di più il nostro il nostro angolo di visuale. Quindi oggi occorre veramente una visione interdisciplinare della, della scienza, con tantissimi contributi e nessuno di quei contributi può permettersi di reputare di essere superiore agli altri nessuno comanda siamo tutti è veramente come la tavola rotonda di re artù siamo tutti uguali sediamo tutti a una tavola rotonda purtroppo c'è sempre qualcuno che è più uguale degli altri è un po come nella, nella fattoria degli animali di, di George Orwell dove mm. i maiali erano più uguali degli altri anche qui anche in campo scientifico c'è qualcuno che è più uguale però mi sta eh, dicendo, se ho ben capito, che fondamentale in quest'epoca è lavorare in rete. Ah, certo, certo. Perché ma... se le competenze sono diverse, sono sempre più specifiche, è necessario, per avere una visione globale, lavorare in rete, in sinergia, in maniera interdisciplinare, sì. come si usa a dire in sì, questi casi. Sì, è sì. veramente così e può essere utile per il futuro oppure no? Mm, guardi, è indispensabile. Indispensabile ma proprio per dei motivi di spazio. Non ci sta nel cervello tutta quella roba e quindi bisogna. Che noi siamo capaci di lavorare in squadra, siamo sufficientemente intelligenti e modesti che spesso sono, sono la stessa cosa, per capire che noi possiamo imparare da tutti e che dobbiamo poter sfruttare le conoscenze degli altri a vantaggio poi del risultato finale. Cioè, la nostra non può essere una squadra in cui c'è il fuoriclasse e gli altri sono dei signori nessuno. Qui siamo tutti dei fuoriclasse, tutti. E quindi dobbiamo veramente eh, sapere che siamo pari e che eh, lavoriamo tutti per lo stesso, lo stesso scopo, per lo stesso fine. Però è curioso come gli scopi siano differenti. <ride> cioè è fondamentale l'obiettivo. Se è il bene comune agiamo in un modo, se invece è il bene individuale si agisce in un altro. In questo, come possiamo cambiare questa rotta, dottore? Ma guardi, eh, come possiamo cambiarla? Non ho, non ho idea come dobbiamo cambiarle, l'idea ce l'ho. Noi non possiamo, non, se vogliamo in qualche modo progredire, ma progredire veramente, noi non possiamo permetterci di continuare a fare quello che facciamo. Lei ha detto giustamente che si guarda al bene personale, però il bene personale è strettamente legato anche al bene comune, perché è vero che una persona può ricavare quattrini, può ricavare eh, onori, può ricavare glorie, può ricavare... Carriera, è vero, però poi quando ci si ritrova su, su un letto di ospedale, poi eh, tutto quello non conta più niente, non conta più assolutamente niente. Allora quando, soprattutto quando capita che sul letto d'ospedale c'è un figlio, c'è un parente strettissimo, c'è un genitore, c'è qualcuno a cui vogliamo bene. Ancora, e allora lì si capisce veramente che non. non il bene comune e il bene individuale sono molto più strettamente correlati di quanto non si possa pensare. Cosa c'entra questo con il lavoro che fate voi, con le nanoparticelle, lo studio delle nanoparticelle? Perché sembrano eh, argomenti tanto scollegati, ma eh, se vogliamo progredire come genere, <ride> come un, specie umana, abbiamo bisogno di pensare anche che le scoperte possono essere utilizzate in maniera positiva forse. Sì, guardi, noi siamo, credo, un, un esempio abbastanza tipico di questa stranezza da cui siamo attornati, in cui siamo immersi. Mm, noi, mia moglie e io, mia moglie e io abbiamo due culture molto diverse, perché io ho una cultura, diciamo, medico-biologica e chimica, mia moglie è, ha una cultura da fisico e da, e da ingegnere, da bioingegnere. E sono due culture che apparentemente sono lontane, ma che poi si sono fuse in queste, in queste scoperte che noi abbiamo, abbiamo fatto da, dall'inizio degli anni 90 ad oggi. La cosa strana è che noi abbiamo cominciato tanti anni fa ad essere combattuti da una specie di salottino buono, di regime, da qualcuno che era più uguale degli altri, perché quello che noi scoprivamo, andavamo scoprendo e andavamo dimostrando. Quindi non erano delle scoperte da mi pare che ho idea che mi sento che, no no noi le dimostravamo tutte queste cose ed erano inconfutabili le, le nostre scoperte però eravamo combattuti, combattuti perché quello che continuavamo a scoprire non faceva comodo non faceva comodo a chi in qualche modo ricavava denaro e carriera in una determinata maniera che tutto fa fuorché essere, andare a vantaggio del del bene comune quindi eh, se noi non, non metteremo insieme eh, la, la, la scienza con la morale, non andremo da nessuna parte. Lei mi diceva le nanoparticelle. Beh, le nanoparticelle sono, sono il patogeno del presente, sono quelle che a metà ottocento, l'equivalente di quello che a metà ottocento erano quelli che allora chiamavano i microbi, si chiamano ancora oggi i microbi, ma diciamo i batteri, i funghi, i parassiti, quelli che, 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 che Pasteur studiava e anche lui non ha, non ha avuto vita facile perché per esempio c'era uno dei geni dell'epoca che era veramente un genio, si chiamava Rudolf Virchow e ce l'aveva a morte con Pasteur. Eh, perché diceva delle cose che a lui, a lui non, non andavano bene e anche noi abbiamo scoperto un sacco di cose dimostrate, impossibili da confutare. E però siamo stati molto pesantemente attaccati e continuiamo ad esserlo. Anzi, direi che oggi c'è una recrudescenza di questi, di questi attacchi. Eh, però non si può fare altro: queste nanoparticelle sono fondamentali oggi. Nella visione di oggi non si possono ignorare, eh, ci sono e. Eh... Ci sono, aumentano e nel futuro saranno sempre più eh, invalidanti, diciamo così, e creeranno sempre più problemi. Sì. Mm, perché studiarle e quali sono le applicazioni positive? Sì, eh, è giusto, ci sono delle applicazioni positive, intanto è giusto studiarle perché tutto ciò che ci circonda va studiato. Lei pensi, noi mandiamo delle, delle sonde spaziali fino ai limiti del sistema solare, una persona potrebbe chiedersi che cosa, che cosa, a che cosa serve mandare una sonda su, verso uh, Plutone verso, oppure uh, sbarcare di nuovo sulla Luna. Beh, io vorrei ricordare Dante Alighieri, il ventiseiesimo canto dell'inferno, dove Ulisse dis, dice a, ai suoi compagni di, di avventura... Fatti non foste a vivere come brutti, ma per seguire virtù e conoscenza, cioè non siete fatti come, per vivere come degli animali, ma per perseguire la virtù e la conoscenza. Quindi tutto quello che è conoscenza è del genere, nobilità il genere umano. Ma le nanoparticelle non sono qualcosa di puramente teorico, come andare a vedere che cosa c'è su Plutone. Perlomeno adesso. Cioè è solo, è solo qualche cosa a livello di curiosità, nobilissima ma curiosità. Poi con le nanoparticelle abbiamo due filoni totalmente diversi l'uno dall'altro. Abbiamo le nanoparticelle, micro e nanoparticelle, quelle che eh, vengono prodotte senza volerlo. Per da, esempio quali sono? Eh, quelle del, del traffico, del riscaldamento domestico, degli inceneritori, delle fonderie, dei, dei cementifici. Eh, queste sono nanoparticelle che purtroppo sono, non, sono, non sono degradabili, quindi vanno addirittura ad accumularsi. E oggi sarà, è peggio di ieri, domani sarà peggio di oggi perché, per poco che ne aggiungiamo, sarà sempre qualcosa di più dello stato. Attuale. E ricordando la legge che del nulla si crea, eh. nulla si distrugge, tutto si trasforma, si trasformano queste nanoparticelle Aile. E Aile. in qualcosa che non è sempre positivo per la salute umana e del pianeta. Perché siamo così. strettamente collegati. Come, come è giusto lavorare in rete, ricordiamo anche che è giusto pensare in rete. Quindi eh sì. eh, il pianeta. Vive e si muove a seconda di come noi lo popoliamo. Sì, è così. È così. Eh, noi viviamo, io dico spesso che noi siamo come dei pesci rossi nella vaschetta dell'acqua, se si avvelena l'acqua il pesce rosso non è che ne gode. Quindi quando noi avveleniamo la terra, eh, chiaramente non facciamo, non facciamo un servizio a noi stessi. La terra, poi, la terra poi non è che interessi molto perché la terra è un equilibrio. Lo trova sempre e ce l'ha sempre un equilibrio. Dipende, eh, poi dobbiamo vedere se quell'equilibrio è compatibile con la vita come la intendiamo noi. Guardi, io pochi giorni fa parlavo con uno studioso di un'università italiana, fra l'altro, una persona molto in gamba, e ehm, lui mi, mi diceva una cosa ovvia: se vuole l'accumularsi dell'anidride carbonica nell'aria, noi non abbiamo mai avuto tanta anidride carbonica nell'aria. Da 75 milioni di anni, questo è, è una manna per le piante, perché le, i vegetali, vegetali verdi godono di questa, di questa situazione, ma noi no. Quindi certo che c'è l'equilibrio, l'equilibrio è, 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 è qualcosa di, di mobile, si muove continuamente e questo equilibrio fa comodo alle piante verdi, ma non fa comodo a noi. E, bisogna vedere che cosa, che cosa scegliamo. Però ritornando alle nanoparticelle, diceva che c'è eh, una, una parte da studiare e una parte applicativa positiva. Sì, sì, è tutto da studiare. Tutto da studiare ma allora c'è una parte che è assolutamente negativa, che è quella delle particelle eh, quelle prodotte involontariamente. Da, e sono degli inquinanti, sono degli inquinanti che provocano una serie infinita di, di malattie, di aborti, di malformazioni fetali, sono veramente disastrose, non soltanto per l'uomo, ma per tutti gli animali, assolutamente tutti gli animali c'è Relative sono... all'inquinamento atmosferico, da, da, da scarichi delle auto, delle case, eh, le guerre, ne abbiamo ah, parlato guerre, certo. tante volte. Mm, sono tanti fattori, sono importanti, tutti quanti hanno un peso notevole nella gestione del, dell'inquinamento globale e un aumento. Sì. Quindi, questo è un dato di fatto: ma poi ci sono, c'è la parte diciamo così, buona della cosa. Perché queste nanoparticelle hanno delle caratteristiche molto particolari. Qui parliamo non più di delle particelle nate involontariamente, ma delle particelle cosiddette ingegnerizzate. Ingegnerizzate vuol dire fabbricate apposta, ad hoc in laboratorio, perché si fabbricano in laboratorio, perché queste nanoparticelle hanno delle caratteristiche molto molto interessanti. Questo perché mh, per dei motivi che credo sia superfluo spiegare, contengono un'energia enorme, energia che è data dal rapporto fra la superficie esterna e il loro volume. Allora, ammettiamo di avere un pallone molto grande, il rapporto fra la superficie esterna del pallone e il volume è molto piccolo. Man mano che questo pallone diminuisce e diventa una pallina e poi una pallina sempre più piccola, il rapporto fra superficie esterna e volume diventa sempre più alto. Quando sono con una nanoparticella, cioè una pallina veramente piccolissima, qui parliamo di, 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 di poche centinaia di micron o addirittura poche, dec poche centinaia di nanometri o addirittura poche decine di, di nanometri, noi abbiamo un'energia un enorme all'interno di queste palline e la materia solida cambia di caratteristiche. Lei pensi per esempio, una caratteristica vistosa se vuole, l'oro da giallo diventa rosso, eh, il ferro diventa estremamente eh, duttile, duttile, una parola che deriva dal latino, duttilis vuol dire che si può tirare. Flessibile? Quindi, no, no, non flessibile. Duttile, duttile, cioè io lo posso ridurre in fili, posso fare dei fili e posso fare dei fili estremamente robusti. Io posso mettere insieme queste, queste nanoparticelle e fare degli oggetti straordinari. Per esempio, qualche, facciamo qualche esempio, e cerchiamo: c'è in natura qualche esempio simile per, per tentare di far capire ai nostri guardi, spettatori e a tutti noi che non pratichiamo così la fisica e, e la chimica come, come voi. Ma guardi, c'è un effetto um, che poi è stato imitato usando le nanoparticelle, che si chiama effetto loto. Le foglie del loto hanno eh, le, le cellule, in questo caso, che sono disposte in una maniera molto particolare e questa disposizione fa sì che l'acqua la, non si fermi su queste, su queste foglie, eh, lo sporco non si fermi su queste foglie. E allora, il, imitando questa disposizione, usando le nanoparticelle si possono fare dei vetri, si possono fare delle ceramiche, si possono fare addirittura dei tessuti in cui non si ferma né l'acqua né lo sporco. Guardi io ricordo diversi anni fa venne un, un, un tedesco, questo tedesco era un industriale tedesco venne qui in Italia e questo indossava una cravatta. Venne e ci disse che lui aveva trattato nella sua industria questa cravatta con questo tipo di nanoparticelle. Bene, lui si prese la cravatta, prese una caraffa con del succo d'arancia e lo votò sulla cravatta. Poi sbatté appena la cravatta e la cravatta era perfettamente asciutta e pulita. Eh, e ci fece vedere questa meraviglia. Alla mia domanda: sì, ma quando le particelle per invecchiamento della cravatta si staccheranno da lì? E si staccano perché noi l'abbiamo poi dimostrato. Lei che ha il naso a 20 centimetri dalla cravatta, che cosa respirerà? A quel punto lui non aveva più risposte. Allora, noi facciamo oggi dei vetri, dei vetri che non si. Con l'effetto loto? Con l'effetto loto, che non si sporcano più, che non si bagnano più. Addirittura ci sono delle ditte che sono fallite: sono fallite perché pulivano i grattacieli da fuori, c'erano gli omini appesi fuori che pulivano i grattacieli. Non c'è stato più bisogno di loro perché il grattacielo non si sporca più. Abbiamo delle ceramiche a cui non si attacca più nulla, assolutamente nulla. Eh, abbiamo addirittura delle ceramiche antibatteriche che uccidono i batteri perché hanno queste particelle dentro di biossido di titanio, eccetera. Però conosciamo la, la fine, il fine vita di, queste, di questi manufatti? Il fine vita lo conosciamo molto bene perché a un certo punto, volenti o nolenti, queste. Queste particelle finiranno nell'aria perché il vetro non si adopera più, perché poi il, la ceramica, perché il muro con, con, con la ceramica sopra o addirittura con la vernice, perché ci sono anche vernici fatte così. Dovrà essere cambiato, dovrà essere abbattuto e tutta questa roba finirà in aria. Ma queste particelle si staccano anche per invecchiamento e quindi finiscono nell'aria. Allora bisogna studiare una maniera per cui queste particelle li rimangano per sempre addirittura bisogna studiare ovviamente una, un metodo per far sì che quando io smonto ciò che ho costruito riesca anche a, a, a ridurlo in maniera tale per cui non, non ci attacchi più non sia più aggressivo ma abbiamo tante altre possibilità abbiamo per esempio delle possibilità delle possibilità eh, tecnologiche come eh, la possibilità di fare delle, delle batterie estremamente capaci, estremamente durevoli. Un batteria, una batteria molto piccola e molto durevole ha delle applicazioni fantastiche, da computer talmente piccoli da entrare con memorie enormi da poter entrare in un orologio, orologio da polso. Eh, io posso mettere una biblioteca nello spazio di una monetina. Eh, io posso fare uno stimolatore cardiaco, un pacemaker, talmente piccolo da eh, poter essere impiantato nel giro di pochissimi minuti, addirittura dec qualche decina di secondi, perché il taglietto che io devo fare è piccolissimo. Posso fare delle... Dei cateteri, il catetere è quel, quel filo elettrico particolare, poi ricoperto di una plastica, che unisce il pacemaker al cuore. Questo, questo filo continua a muoversi perché quando il cuore pompa. pompa e batte, questo filo ogni volta si flette e si rompe. E allora ci sono questi, questi cateteri elettrodi che si rompono e ci sono dei pazienti che hanno due o tre cateteri rotti nel loro cuore. Io con le nanoparticelle posso fare dei fili talmente flessibili, talmente resistenti, da non avere più bisogno di cambiarlo, perché non come, si romperà mai. Come i fili della tela del ragno. Il filo del ragno che è, che è il, il filo più robusto che esista, non soltanto in natura, ma anche nella tecnologia, perché noi uomini oggi non siamo mai riusciti a fare qualcosa di resistente quanto un filo di tela di ragno. È chiaro che il filo della tela di ragno io riesco a romperlo con le dita, ma se io vado a valutare lo sforzo che faccio con la dimensione del filo e lo vado a valutare con il cavo che tiene una nave attaccata al molo, Vedo che il filo del, del ragno è infinitamente più robusto del, del, di questo cavo. Allora, io posso fare delle cose, posso fare il pacemaker che mi dura invece di. Qualche anno di 20 anni, 50 anni con un, un catetere elettrico che dura un elettrodo che dura altrettanto. Ma posso fare tante altre cose. Però la interrompo: c'è un tema che, di cui si parla sempre più spesso, che è l'obsolescenza programmata. Ci sono eh, in casa nostra tutti noi usiamo televisori, lavatrici, elettrodomestici, telefoni eh, di qualsiasi tipo e di qualsiasi foggia. Arrivati ad un certo numero di mesi questi eh, elettrodomestici si rompono. Questa è una programmazione, si dice, eh, realizzata ad hoc per consentire il ricambio dei, dei pezzi o addirittura la sostituzione intera del, del manufatto. Con queste nuove tecnologie questo dovrebbe decadere. Sì, ehm, oddio, l'obsolescenza programmata che purtroppo esiste, io fra l'altro ho esperienza diretta di tutto questo eh, perché l'ho vista, l ho, l ho, vista fare queste, queste, ho visto fare degli oggetti a obsolescenza programmata, oggetti anche molto sofisticati, anzi più è sofisticato l'oggetto, più è programmabile l'obsolescenza. Eh, l'obsolescenza programmata si può fare anche con le nanoparticelle, chiaramente, si può fare quando si vuole, perché la follia umana riesce a, ad arrivare dappertutto. Se io tendo a fare un oggetto tecnologico, soprattutto tecnologico, eh, che sia il più durevole possibile, io ho dei vantaggi enormi dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale. Perché? Tanto perché io riduco enormemente la quantità dei rifiuti, Ri ne riduco il volume e ne riduco la, la frequenza. Cioè io riduco la frequenza con cui questo oggetto viene portato al suo, alla sua morte, cioè al suo, viene portato in discarica, viene portato all'inceneritore, viene portato dove vuole. Quindi se io invece di far durare un oggetto qualche anno, lo faccio durare qualche decennio, è chiaro che la, la quantità di rifiuti andrà fortemente a diminuire. Lei pensi, per esempio, che teoricamente io posso fare una racchetta da tennis, dico tanto per dire, che è indistruttibile? Lei può, us può usarla per tre generazioni senza che succeda assolutamente nulla. Quella conserva in toto le sue qualità. Un paio di sci. Posso fare la stessa cosa. Eh, il problema è, c'è la volontà di farlo o non c'è? Eh, questo, questo, questo è veramente è, è il problema, come per Amleto. Eh, se noi continueremo a preferire... Il denaro per pochi rispetto al bene di tutti, è chiaro che noi non arriveremo da nessuna parte. E questo è veramente il grosso problema: la contrapposizione tra il buono e il cattivo. Noi abbiamo la possibilità di scegliere, noi non, mh, siamo totalmente liberi oggi, perché abbiamo tutte le conoscenze per poter scegliere, però dipende da molte cose. Noi ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, ci vediamo subito dopo con il dottor Montanari per continuare sul futuro, dove andiamo. Bentrovati a questa nostra puntata sul futuro con il dottor Stefano Montanari. Stiamo parlando di nanoparticelle e della loro applicazione in, nel futuro in maniera positiva. Per esempio, dottore, rispetto al tema, mh, a una delle malattie che sta eh, crescendo in maniera esponenziale, il cancro, il tumore, in tutte le sue forme, in tutte le sue... Eh, nella sua capillarità. Che cosa si può fare attraverso le nanoparticelle? Guarda, le nanoparticelle sono un po' come l'equivalente di un coltello. Io lo posso usare in mille maniere: io ci posso pelare una mela, ci posso fare una bella scultura in legno, ma posso anche accoltellare il mio vicino se mi sta antipatico. Mm. Le nanoparticelle sono veramente eh, il bene, il male, sono, sono quello che noi vogliamo che siano. Mm. Le nanoparticelle, l'abbiamo detto anche nelle puntate che hanno preceduto questo, sono causa di cancro. Le nanoparticelle dell'inceneritore, quelle del, del, del traffico, sono spieghiamo, cause di spieghiamo brevemente il meccanismo. Sì, sono particelle che noi respiriamo, sono particelle che noi ingeriamo perché cadono sui cereali, su, sulla frutta, sulla verdura, eh, sono, sono particelle che noi prendiamo con i medicinali. Addirittura abbiamo visto come siano presenti nei vaccini, siano presenti in tanti farmaci, purtroppo non in tutti, ma in tanti farmaci e quindi noi ce le iniettiamo anche queste particelle e queste non escono più. Questi sono dei corpi estranei, il nostro organismo si comporta verso di loro come si comporta verso qualunque corpo estraneo che non è capace di eliminare e noi non siamo capaci di eliminare le particelle che sono state catturate dai nostri organi e quindi le circondiamo, le circondiamo con un tessuto particolare, si chiama tessuto di granulazione, un tessuto eh, infiammatorio che alla lunga si trasforma in un cancro. Post può dare anche Tante altre malattie, addirittura difficili da, da, da immaginare per un non addetto ai lavori, per esempio il diabete, quando va a colpire il pancreas, il pancreas ha delle cellule particolari, si chiamano cellule beta, eh, che non, e, e non produce più insulina, quindi si diventa diabetici. Possono finire al cervello e dare malattie come l'Alzheimer, come il, il Parkinson, eh, possono dare aborti, eh, danno malformazioni fetali, eccetera. Quindi queste sono le particelle cattive, quelle che eh, entrano nell'ambiente eh, senza che noi ne, chiaramente lo vogliamo. Poi ci sono le particelle buone o quelle potenzialmente buone, che potrebbero essere buone e che sono quelle che abbiamo visto con cui si costruiscono, si possono costruire tante cose, dalle, 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 dalle racchette da tennis eh, alle, alle batterie. Eh, agli impianti di illuminazione, impianti interi di illuminazione, eccetera. Ma ci sono tante applicazioni possibili in medicina. Per esempio, ci sono delle particelle particolari che a seconda della loro dimensione, soprattutto della loro dimensione, quando sono attraversate da una luce laser di una lunghezza d'onda particolare, emettono una certa luce. Queste particelle per un certo periodo di tempo sono state iniettate, per esempio, nei vasi, nei vasi sanguigni e a seconda del colore che davano, ci davano determinate informazioni. Però purtroppo queste particelle noi non riuscivamo a eliminarle. Poi ci fu un'altra applicazione molto interessante da un certo punto di vista. Ammettiamo di trovarci davanti a un cancro con metastasi. Le metastasi sono eh, rappresentate dal tessuto primario, cioè una persona sviluppa un cancro in un determinato organo, da quel cancro si staccano delle cellule e, viaggiando, per esempio attraverso il sangue o attraverso la linfa, vanno a colpire, vanno a terminare la loro corsa in un altro organo. Lì cominciano a crescere ed hanno quello che si chiama una metastasi, che è un, un cancro, ma non più un cancro primario, ma un cancro secondario. Allora. Ammettiamo di trovarci davanti. Il cancro primario è relativamente aggredibile, per esempio con la chirurgia. Io ho una massa tumorale, la vado a togliere chirurgicamente. Qual è il pericolo? Il pericolo è che abbia già fatto delle metastasi. Quando io mi trovo davanti alle metastasi, ho molte difficoltà perché queste metastasi sono come un arcipelago. Sono tante isolette dappertutto e io non riesco materialmente ad andare a toglierle. Chirurgicamente, o a colpirle, per esempio, con, una, con, con, con dei raggi particolari, una, con la radioterapia. E non riesco a colpirli con la chemioterapia, perché la chemioterapia è abbastanza, non ha una grande mira, va un po' a colpire un, un po' dappertutto, cioè io ho bisogno di andare a bersaglio. E allora come faccio ad andare a Bersaglio? Come facevo? Prendevo delle, delle particelle, per esempio, di ossido di ferro particelle ingegnerizzate, fatte apposta in laboratorio. Le ricoprivo con una sostanza chimica mh, studiata in modo da essere attratta solo dai tessuti cancerosi. Quindi io inietto nel mio paziente queste nanoparticelle ingegnerizzate, queste mi vanno a finire esclusivamente sulle metastasi, mm. risparmiando tutti gli altri tessuti. Quindi intelligentissime. Intelligenti perché io sono intelligente, perché io ho fatto in modo che queste finiscano soltanto lì. La grande forza di queste particelle è proprio di essere non intelligenti, cioè di non avere la capacità di pensare. Loro sanno che devono finire lì e non hanno alternative e ci finiscono veramente. A questo punto io ho che le mie metastasi contengono queste particelle di ferro, di ossido di ferro. Prendo il mio paziente e lo metto dentro un'apparecchiatura che, ha una, eh, che emette un campo, che produce un campo magnetico molto molto alto, molto alto. Questo campo magnetico fa sì che le particelle metalliche si scaldino e quindi, in parole molto povere, vanno a cuocere il mm. tessuto canceroso risparmiando il resto. Quindi effettivamente le mie metastasi scompaiono. Però le nanoparticelle rimangono lì. E quindi danno un altro canto. Ah, quindi non abbiamo risolto il problema. Non abbiamo risolto affatto e il allora, problema. E allora come è possibile utilizzarle allora, in maniera positiva? Bisogna studiare, bisogna fare in modo che, io, io adesso ho fatto questo, questo esempio, ma ci sono altri esempi di particelle che possono essere usate sia per motivi diagnostici, sia per motivi terapeutici. Ma è assolutamente obbligatorio che poi noi, queste particelle, in qualche modo le distruggiamo, in qualche modo. Le metabolizziamo, in qualche modo le eliminiamo. Allora, Stiamo parlando sempre di particelle ingegnerizzate. Ingegnerizzate. Spieghiamolo, ah, perché sì. altrimenti creiamo confusione. Sì, sì. Le nanoparticelle sono, appartengono a un grande gruppo. Poi ci sono quelle che sono, diciamo, involontarie e quelle costruite ad hoc per, sì. per fare per, con uno scopo ben preciso. In questo caso lo scopo terapeutico, terapeutico o, diagnostico. o diagnostico. Allora io devo fare in modo che queste particelle siano in qualche modo degradabili o eliminabili dall'organismo. Allora io non mi posso più accontentare della particella di ferro, perché io so benissimo che questa particella di ossido di ferro l'organismo non è capace di eliminarla. E allora io devo studiare delle sostanze e qui ci vuole, non basta. Il chimico, ci vuole il biologo, ci vuole il medico, ci vuole il fisiologo, eh, ci vuole veramente un team, una squadra di persone che riesca tanto che conosca perfettamente l'argomento e poi che sappia individuare qualche cosa che l'organismo è capace di, di eliminare ma che abbia le caratteristiche che servono a noi, perché per esempio se io le immetto delle particelle di eh, mi, tante sostanze, di, di uno zucchero, è chiaro che io so che lei è capace di metabolizzarle, ma quella, quella particella a me non serve, perché per esempio nel caso delle metastasi eh, no, no, non si scalderà quando io la sottometto all'azione di un campo magnetico, quindi io ho bisogno di qualche cosa che mi faccia tutto il lavoro e in più che sia eliminabile. Ecco che allora serve veramente la rete, serve veramente avere tante, tante competenze diverse e ognuno deve dare il suo contributo. Cioè tutti dobbiamo avere un'infarinatura di tutto, ma ognuno deve essere specialista del suo settore, sapere tutto del suo settore e tutti devono essere pronti ad accogliere quello che questa persona dice. E devono essere capaci di farli in maniera critica. Ecco perché occorre l'infarinatura. Cioè, io, per esempio, lei viene e mi dà un'idea, io però appartengo a un'altra disciplina e mi rendo conto che la sua idea va a confliggere con quello che so io, e quindi dobbiamo discutere. E poi ci sarà tutta la parte sperimentale, perché quella sarà impossibile da evitare, perché, come si diceva nel Seicento, diceva Paolo Sarpi. Era un, un filosofo allievo di Galileo, non c'è scienza senza esperienza, cioè mm. noi possiamo immaginare tutto quello che vogliamo. Eh, la scienza medievale era fatta così, era fatta senza esperimenti o quasi senza esperimenti. Addirittura si, si diceva che l'esperimento era una forzatura della natura. Io obbligo la natura a rispondermi, io violento la natura e invece. Questa violenza è assolutamente necessaria, cioè io non faccio nessuna violenza, io faccio una domanda alla natura. Faccio una domanda e voglio vedere che cosa succede. Qual è la risposta? Qual è la, qual è la risposta. Mm. Però per fare questo, eh, dottore, serve la ricerca e la ricerca oggi è finalizzata ad altro. Sì, purtroppo è così, è tristemente così. Tristemente così. Lei pensi che noi, come si diceva qualche decina di minuti fa, noi sappiamo un sacco di cose. Veramente tante cose, ma spesso facciamo finta che non, siano, che non siano veri. Lei pensi soltanto quando parliamo di incenerimento di rifiuti, un argomento che abbiamo trattato in precedenza, noi vogliamo illuderci che ciò che esce da, dal processo di incenerimento sia intanto qualcosa di innocuo, e poi noi pensiamo di avere distrutto il rifiuto, quando invece la nostra conoscenza scientifica sa dal 1786 dimostrazione scientificamente inoppugnabile di Antoine Lavoisier, sappiamo che è impossibile distruggere la massa. Cioè io comunque avrò quella massa invariata e quindi io non distruggo proprio niente, anzi in quel caso io riduco il rifiuto grossolano in qualcosa di molto più fine, molto più sottile e quindi molto più. Eh, 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 capace di aggredire il nostro organismo, estremamente aggressivo nei riguardi del nostro organismo, perché è talmente piccolo che riesce a infiltrarsi dappertutto, addirittura nel nucleo delle cellule, ma sono tutte cose che sappiamo. Quindi non, fingere di non sapere queste cose eh, significa imboccare dei vicoli ciechi. Ecco allora che per il futuro noi abbiamo, siamo perennemente davanti a dei bivi. Abbiamo un bivio enorme all'inizio, scegliere il bene, scegliere il male, ma non è che quando abbiamo scelto una di quelle due strade sia poi una scelta definitiva, perché ogni volta lungo quel percorso mi si proporranno tantissime altre scelte, sempre tra il bene e il male, quindi io avrò, avrò sempre la possibilità di intervenire. Eh, contestualizziamo il bene e il male, il bene collettivo e il male che cos'è? E allora il bene è sempre collettivo il bene sempre collettivo, anche il bene di un individuo il bene vero reale perché io non so se mettersi in tasca una montagna di quattrini sia veramente un bene anche perché purtroppo io ho conosciuto tante persone straricche a cui il milione o le decine di milioni non facevano differenza e allora poi ho conosciuto queste persone, anche recentemente, a cui il figlio si è ammalato. E si è ammalato a causa della loro cupidigia. E, e allora tutto questo denaro ha portato semplicemente uno sconvolgimento dell'anima di queste persone. Perché poi alla fine quando ti muore un figlio, quando un figlio si ammala, quando... Hai qualcuno in famiglia che a causa tua soffre e a causa non di qualche cosa che ti era indispensabile, ma qualche cosa che era un capriccio per te. E allora, poi chi ha ancora un po' di coscienza, quella coscienza la, se, la, se la ritrova molto scomoda, mm. che rivive ed molto scomoda. Allora noi dobbiamo, dobbiamo continuare a scegliere. Io sono del parere, ma mio... È un parere che il bene di tutti faccia poi la felicità collettiva. Eh, se noi stiamo tutti bene, siamo anche tutti compatibilmente con la vita, stiamo tutti felici. Quando c'è qualcuno che sta bene e tutti gli altri non stanno bene, ecco che neanche quello che sta bene può essere veramente felice perché. Essere poi circondati dall'infelicità dall non mi pare che sia particolarmente gradevole. Sì, mm, rimane il fatto però che nel nostro mondo, nella nostra quotidianità, esistono livelli eh, molto differenti di e qua si entra nel campo della filosofia e della politica <ride> e non è di nostra competenza, però ehm, si arriva ad, ad un certo punto in cui bisogna scegliere, decidere, come Noi diceva giusto, tutti giustamente i lei. Non lo può fare solo il singolo però. Lo deve fare anche la collettività e lo deve fare anche eh, chi ci governa e chi governa il mondo. Sì, è vero, è vero, però guardi, noi siamo come delle tessere di mosaico, siamo il quadrettino del mosaico. Se lei guarda il quadrettino in sé in quanto tale, non le dice niente, perché è un quadrettino colorato e basta, finito. Però quel quadrettino è... Eh, compone un mosaico, che può essere per esempio un mosaico come quelli di Ravenna, che sono bellissimi, e ognuno, e ognuno di quei pochi, ognuno di quelle tessere poi è, è, è essenziale per la riuscita del mosaico. Noi dobbiamo cominciare a ragionare così, ognuno di noi è importante, eh, ognuno di noi deve saper fare le scelte. Guardi, quando noi, noi oggi abbiamo... Nel, abbiamo ridotto il mondo in un immondezzaio. Negli ultimi vent'anni abbiamo prodotto più rifiuti di quanto non abbiamo fatto negli ultimi due milioni di anni. E questi rifiuti sono ben altra cosa rispetto a quelli del passato. Lei pensi, per esempio, che noi eh, oggi, i paleontologi, per esempio, vanno a cercare eh, i rifiuti di 5, 6, 7, 10 mila anni fa, che erano... Raccolti dentro a delle discariche. Ci sono tante montagnette, addirittura ci sono tante, tanti paesi, tante città che hanno un nome. Modena, per esempio, la città dove io abito, deriva da, da, da una radice Mut che significa proprio montagnetta. Modena è piatta come un biliardo, ma c'era la montagnetta dei rifiuti. Se lei viaggia anche in molte città, in molti paesi, lei trova proprio queste montagnette con i rifiuti e dentro c'erano i rifiuti di un tempo, ma erano rifiuti. Che potevano essere di terracotta, potevano essere di legno, potevano essere di osso, cioè qualcosa tutto sommato relativamente tollerabile dalla, dalla natura. Oggi noi mettiamo delle cose che la natura proprio disconosce totalmente. Lei prende un telefonino, ma un telefonino da solo inquina come una montagna di rifiuti di 10.000 anni fa. Eh, lei prende una pila una piccola batteria a stilo, le inquina una, e, e la butta nel mare, le inquina decine, probabilmente centinaia di metri cubi di acqua, centinaia di metri, quindi migliaia e migliaia e migliaia di litri d'acqua con una batteria a stilo che pesa pochi grammi. Quindi noi dobbiamo, se vogliamo un futuro, se vogliamo un futuro per le generazioni che verranno, da cui noi abbiamo in prestito la terra, perché non è nostra la terra, la terra è loro, e poi nel momento in cui l'avranno ereditata diventerà della generazione ancora successiva. Noi dobbiamo, non dobbiamo metterli in condizione di dover pagare i nostri debiti, loro si devono trovare qualche cosa a bilancio zero, cioè qualche cosa di pulito. E allora bisogna che noi, che siamo la generazione più capricciosa fra tutte quelle che si sono succedute nella, nella storia dell'uomo dobbiamo cominciare a pensare veramente a domani, dovremmo cominciare a pensare anche all'oggi, ma soprattutto dobbiamo cominciare a pensare a domani. Quindi tutto bene, tutto bello, anche l'uso delle, delle particelle, delle nanoparticelle, però noi non dobbiamo valutare quello che ci fa comodo e trascurare il resto, perché ogni, ogni oggetto che noi produciamo ha una vita e noi dobbiamo valutarla tutta, non soltanto il piccolo arco di vita, che ci fa comodo e poi fingere che il resto non esista. Eh, quello, la generazione futura si ritroverà con il debito che noi abbiamo contratto. Quindi studiare, eh, conoscere il più possibile, trovare Ma, delle applicazioni, avere la volontà poi di metterle in lì. pratica ecco. e trovare le Quindi, risorse per, per agire. Eh, come diceva Amleto, that is the question, questo è il problema. Eh, noi la capacità di studio, la capacità di ricerca ce l'abbiamo. Mai come oggi abbiamo strumenti capaci di, di ricercare, capaci di scovare qualche cosa di nuovo. Tutto quello che noi facciamo, tutto, è, è curiosare nella natura. Non esiste nulla che non sia curiosare nella natura. E noi siamo capaci di farlo. Siamo a dei livelli ancora piccolissimi perché di quello che c'è in natura noi sappiamo un'infinitesima parte, però quella la sappiamo ed è già tanta roba. Quindi la capacità c'è. Quello che ci manca, facendo un po' di ogni erba un fascio, è la volontà di farlo. Addirittura noi siamo talmente ingenui da fingere che quello che sappiamo non esista e invece non è così, per esempio quando lei finge che da un inceneritore di rifiuti dal camino le esca del vapore d'acqua eh, qui siamo veramente alla follia come fa lei a bruciare qualche cosa, prenda per esempio della carta, lei brucia della carta, dentro la carta c'è il mercurio c'è del mercurio dentro la carta, come fa il mercurio a diventare acqua quando eh. esce, ma nemmeno un, un alchimista ubriaco avrebbe potuto pensare una cosa del genere. Oggi lei sente dei professori universitari che non a lezione, perché a lezione non lo farebbero mai, ma quando vanno in pubblico raccontano di queste cose e qui non se ne esce. Anche perché purtroppo con i mezzi di comunicazione che diventano sempre più comuni, sempre più rapidi, sempre più a buon mercato, sempre più alla, buona, alla, alla portata di tutti, noi abbiamo la possibilità di raccontare balle finché vogliamo. E per cui studiamo con un minimo di senso critico. Eccolo qua, il senso critico, il discernimento. E con la volontà. E con la volontà, ecco, guardi, se noi fossimo onesti, socraticamente onesti, avremmo risolto già tutti i problemi: tutti, nessuno escluso. Perché? Eh, perché saremmo onesti verso quello che sappiamo, non andremo a distorcere. Quello che sappiamo, saremmo onesti verso il prossimo, cioè io non vado a danneggiare il prossimo per un qualche cosa, perché io mi porto a casa qualche cosa. E allora eh, eh, io sono onesto verso la generazione che viene, verso i miei figli, verso i miei nipoti, verso i miei pronipoti che non conoscerò mai, però sono qualche cosa di me che si perpetua verso, verso il futuro, sono come, come il testimone di una staffetta. Non sono più io a correre, ma il bastoncino gliel'ho passato io. E essere veramente onesti, obiettivi, è, è la soluzione di tutto. E quando noi fingiamo che qualche cosa non esiste, quando noi cerchiamo di portarci a casa, è come quei, 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 quei delinquenti che vanno a distruggere un bancomat che costa decine di migliaia di euro e si portano a casa quattro soldi come quelli che fanno danni enormi, quei teppisti che fanno danni enormi, per, cioè le spaccano il vetro della macchina e si portano via, non so, um, gli occhiali. Gli occhiali, ecco, un paio di occhiali. A me ruppero una volta il vetro della macchina mi fecero un danno grossissimo, ho dovuto cambiare lo sportello e mi hanno portato via un disco da pochi, da, da pochi euro. Quindi um, noi purtroppo siamo così, facciamo dei danni enormi per portarci a casa niente. E se vogliamo un futuro, lei pensi che noi oggi siamo 7 miliardi e 600 milioni. Quando io ero un bambino, io sono vecchio, ma non sono poi eh, non risalgo alla preistoria. Quando io ero un bambino si diceva siamo quasi 2 miliardi. Lei pensi negli anni 50 eravamo arrivati a 2 miliardi. Oggi a pochi decenni, pochissimi decenni, decenni di distanza siamo arrivati a 7 miliardi e mezzo. Noi Dobbiamo mangiare tutti e dobbiamo tenere il pianeta pulito, perché se il pianeta non è pulito, di quella sporcizia poi soffriamo tutti. E quindi eh, dobbiamo cominciare a pensare che il domani, non è come la vecchia canzone Il figlio dei fiori non pensa al domani. Il figlio dei fiori sarà meglio che cominci a pensare seriamente al domani, perché il. questo. questo precipizio è talmente veloce, talmente in accelerazione che ci cascherò dentro anch'io. Che pure sono vecchio, ma ci casco dentro anch'io, quindi non sarà un futuro di qualcuno che io non conosco, ma sarà anche il mio futuro. E come dicevano i latini, ognuno è fabbro della sua fortuna: della sua fortuna, sì. Quisque sue fortune faber, proprio così. Quindi guardi, noi abbiamo un'enorme libertà. Eh, noi tutti i giorni possiamo scegliere, noi siamo davanti a delle scelte tutti i giorni, a volte sono delle scelte inconsce, non lo sappiamo, non ci rendiamo nemmeno conto che stiamo scegliendo, però guardi, ogni volta che noi comperiamo qualcosa, facciamo una scelta. Noi scegliamo, eh, per esempio, se metterlo dentro un sacchetto di plastica o portarcelo a casa in mano. Noi scegliamo se comprare qualche cosa che poi avrà una vita lunga o avrà una vita breve, qualche cosa che, ma qui ci vuole un pochino di preparazione, un pochino di cultura: qualche cosa che è tollerabile dalla natura o non è tollerabile dalla natura. Quindi ogni volta noi facciamo, facciamo una scelta e tutte queste scelte sono per un futuro, ma un futuro che diventa sempre più vicino a noi perché già domani è diverso da oggi. Mentre, guardi, lei pensi a quello che accadeva. Mh, 50.000 anni fa, da 50.000 anni a 40.000 anni non c'era una grande differenza. Gli uomini erano più o meno sempre lo stesso, gli stessi si vestivano la stessa, mai si vestivano nella stessa maniera, mangiavano più o meno le stesse cose, cioè in 10.000 anni il progresso era veramente irrisorio. Oggi, da oggi a domani, noi abbiamo un progresso che è infinito: esponenziale. Esponenziale. Sì. Quindi dobbiamo pensarci subito in fretta e guardi lei immagini un'automobile che un tempo viaggiava a passo d'uomo, oggi viaggia alla velocità della luce. <ride> dobbiamo saperla guidare. Grazie dottor Stefano Montanari, grazie allo studio Diagnostics di Modena per averci ospitato ancora una volta e soprattutto grazie a voi per averci seguito.